Lui Milan Emanuele, io Milan Gioele. Quasi tutto, mi ha interessato anche molto sapere come è morto, ma anche cosa vuol dire Maciste, che Maci sta per Maciste, un personaggio fantasy molto grosso ma con un grande cuore. Mi chiamo Giulia Valentini. Mi è piaciuto fare il quadro e sapere della vita di Maci, come è morto e perché gli è piaciuto tanto il rugby e sapere quali scudetti ha vinto con la sua squadra. Sì, sono andata a vedere molte partite con i miei fratelli e i miei amici. È stato sicuramente un lavoro impegnativo perché ha coinvolto diverse classi, però per noi è stata anche una grande opportunità da diversi punti di vista, direi. Prima di tutto un contatto importante con il mondo dello sport, che sappiamo essere fondamentale per i ragazzi. E poi è stato un modo di coniugare altre discipline come l'educazione artistica, ma anche tutta l'area umanistica, approfondendo la biografia del personaggio e poi applicandoci in questo tipo di attività che abbiamo appunto dedicato alla figura di Maci. Io sono Tommaso. Anch'io sono Tommaso. Noi abbiamo voluto rappresentare il campo di gioco di rugby insieme alla tribuna dello stadio Battaglini. Abbiamo voluto rappresentarlo con questo modellino che è interamente incompensato. Abbiamo fatto una dedica a Maci insieme alla sua... Soprattutto perché è un grande esempio per la città sia di Rovigo ma anche in provincia, diciamo. Angela. Io sono rappresentante del mio gruppo, abbiamo creato questo cartellone. È fatto di cartone, dove abbiamo voluto rappresentare lui in campo con la palla in mano e gli abbiamo voluto dedicare una frase che secondo noi è molto appropriata al soggetto. Cioè, lo sport ha il potere di unire le persone. Anche se era grande e grosso, comunque era una persona gentile, comunque che aiutava le persone, infatti era molto vicino agli altri. Io sono Nina. E io sono Ilenia. Come rappresentante del gruppo posso dire che abbiamo lavorato sulla palla, che è una tra le cose più importanti nel campo, perché grazie a questa Maci ha vinto molte partite ed è stato un grande insegnamento per molte persone, sia come giocatore sia come persona. Insieme ai miei compagni del gruppo abbiamo fatto un cartellone. Gli omini rappresentano tutti i componenti della squadra e quello più grande, il principale, rappresenta Maci e abbiamo deciso di scrivere 100 volte Maci 100 volte in meta perché per il suo anniversario, ecco. E per la sua stazza, cioè uno può prendere anche paura, ma alla fine è una brava persona, appunto, è gentile. Io sono Matteo Mila, in questa opera abbiamo realizzato questa opera appunto mettendo al centro il monumento di Maci e intorno ricordando il cubismo, che metteva sempre foto di giornali per illustrare la realtà, abbiamo appunto messo queste foto per il colore giallo unisce tutte le immagini come un colore monocromatico che dà energia, e poi sotto appunto c'è scritto Le Roi de Buter, che sarebbe il bomber, diciamo, del rugby in francese, perché quando è andato a giocare in francese lo ricordavano come un uomo che segnava sempre. Io sono un appassionato di rugby e da sempre mi attrae Maci perché è stato un grande giocatore, quindi mi ha fatto molto piacere realizzare queste opere ed è stato anche divertente. Alessandro. Sara. Francesca. Siamo ispirati all'arte di Andy Warhol. Infatti Andy Warhol ricreava i suoi quadri usando una tecnica chiamata serigrafia. Noi, non potendo usarla, abbiamo stampato le immagini di Maci Battaglini e le abbiamo incollate sui quattro pannelli. Una volta incollate le abbiamo dipinte usando sia le tempere che gli acquarelli e usando i colori primari soprattutto, e che risaltano molto l'immagine.
E una volta incollate abbiamo unito i quattro riquadri e abbiamo formato questo grande quadro. Mi è piaciuto di questo concorso perché abbiamo lavorato tutti insieme e è bello, a me piace un sacco anche disegnare e quindi abbiamo anche collaborato, è stato un momento per riunire tutta la classe, è stato molto bello. Ciao a tutti, mi chiamo Giada e sono della classe terza B della scuola di Ricoboni e io ho fatto quest'opera facendo vedere la faccia di Maci 4 volte riproposta, lavorando col prof di arte, il professor Navarrini. E qua è un'opera pop art in cui si ripropone il rosa e il blu per rinforzare la figura di Maci e scrivendo le 4 lettere appunto di Maci. Allora, a me è piaciuto sperimentare con tutti i colori e le figure e stare anche in compagnia per fare nuove esperienze appunto. Ti piace il rugby? Sì, sì, l'ho seguito un paio di volte e mi è sempre piaciuto, sì. Sono Giulia. Allora, abbiamo fatto questo disegno e sembra un po' anche un supereroe per dire, e appunto per mostrare che Maci era un combattente, un guerriero, anche un eroe molto bravo nel suo lavoro, nel suo giocare, quello che appunto faceva. E abbiamo voluto risaltare la sua maglia appunto perché per ricordare che giocava nel Rovigo, nel rugby Rovigo, e qui dopo c'è il pallone appunto per il rugby, insomma. E niente, questo è quello che abbiamo fatto. Poi c'è anche questa striscia di brillantini oro per esaltare ancora di più il dipinto. Io sono Anna e ho partecipato al concorso di Mario Battaglini perché comunque a me piace molto il rugby. Come lavoro abbiamo deciso io e dei miei compagni di fare delle interviste a degli ex giocatori come Pietro Reale e Paolo Reale e poi un'intervista allo speaker della Rugby Rovigo e a un tifoso. Ho deciso di fare questo lavoro perché ho potuto conoscere meglio Mario Battaglini, anche ciò che ne pensa la gente, ciò che ha lasciato per la città di Rovigo, dato che io comunque non l'ho potuto vivere, diciamo, nel suo periodo. Sono Sabrina Baratto e ho deciso di partecipare a questo lavoro perché Mario Battaglini ha avuto una storia molto importante. Ho partecipato con il prof Rossi e ho usato la tecnica a matita e carboncino del chiaroscuro. Abbiamo fatto lo sfondo col giallo per risaltare di più il suo busto e poi la bandiera italiana, perché abbiamo lavorato in gruppo, un po' in classe, quindi siamo tutti uniti. Sì, sono Stefano Rossi, insegnante di tecnologia presso la scuola secondaria di primo grado di Grignano Polesine e anche del Ricoboni. Niente, i ragazzi hanno partecipato con un eccelso entusiasmo a questo lavoro, anzi non è per dire, ma mi complimento anche con gli organizzatori perché hanno saputo dare un seguito a una persona che effettivamente è un rappresentante di Rovigo per la sua sia umiltà anche, ma soprattutto per ciò che ci ha dato. I ragazzi hanno coltivato questo lavoro, ripeto, con molto entusiasmo, ma soprattutto hanno messo in pratica anche un utilizzo pratico di quello che hanno studiato. Per esempio, io ho fatto i materiali, ho fatto la carta, il legno, le solite cose, eccetera, però loro l'hanno toccato con mano questa cosa, quindi, ripeto, con un tocco di entusiasmo hanno calato il tutto con estrema umiltà e senso del dovere. Io sono Roberto Navarrini, insegno arte immagine nell'Istituto Comprensivo Rovigo 4, in tutte e due le sedi. Abbiamo partecipato con le classi terza B e terza C e devo dire che l'iniziativa del concorso è stata molto utile per avvicinare molti ragazzi al rugby. Molti non conoscevano Maci, alcuni già lo conoscevano perché magari praticavano lo sport o andavano allo stadio. E l'aver visto dei filmati, aver visto documentazione su Maci ha avvicinato molti ragazzi a Maci, al rugby, alla Rugby Rovigo, a capire cos'è lo spirito del rugby. Abbiamo sfruttato l'occasione del concorso per
studiare l'arte del Novecento e applicarla con un lavoro concreto, che è stato quello di realizzare questi lavori che si ispirano a Andy Warhol, si ispirano al cubismo, si ispirano all'arte del secondo Novecento. È stata una bella esperienza, i ragazzi hanno lavorato con grande impegno e spero che esperienze di questo tipo si possano ripetere.